tutti sapevano, tutti i protagonisti di questa vicenda sapevano esattamente cosa sta succedendo e quali sono i profili di responsabilità che ognuno dei protagonisti di questa vicenda si assume, è necessario trovare una soluzione. Potevamo prendere delle strade diverse? Sì, sicuramente potevamo prendere una strada diversa in questi termini. Potevamo chiudere la piscina un anno e mezzo fa e tenerla chiusa un anno e mezzo. Vorrei essere chiaro su questo. Abbiamo ritenuto che non fosse più procrastinabile una situazione come quella che c'è in questo momento, per tutta una serie di motivi, sia dal punto di vista della necessità di manutenzioni straordinarie. Poi possiamo anche discutere su chi doveva fare la manutenzione nel corso degli anni, sia dal punto di vista legale. Non è più possibile aspettare. Di conseguenza siamo stati in grado di costruire un'operazione che consente di minimizzare al massimo i tempi di chiusura dell'impianto, che consenta di utilizzare questo tempo per effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria che, è bene ribadirlo fin da subito, saranno importanti perché dovranno riguardare in questo periodo le vasche interne e ovviamente non possiamo esimerci dal fare dei lavori di manutenzione che mettono, se non fatti a repentaglio, anche la salubrità e la salute di chi la frequenta. C'è una responsabilità importante da questo punto di vista, okay. E questo tempo ovviamente verrà utilizzato anche per chiudere definitivamente tutti gli aspetti di natura amministrativa e concessoria, fare in modo che questo impianto possa essere gestito in maniera assolutamente trasparente. Tutti gli impianti all'interno di questo compendio possono essere gestiti in maniera trasparente. Quindi non è stato perso tempo, almeno da parte dell'amministrazione. Abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che fossero in grado di non portare a questo risultato, non è stato possibile. Abbiamo chiesto collaborazione, abbiamo chiesto documentazioni, abbiamo chiesto di sedersi attorno a un tavolo per cercare di trovare delle soluzioni su dei pregressi particolarmente impattanti. In questo momento non era più possibile continuare a gestire una situazione come questa, dato tutto il pregresso, il fatto che stiamo parlando comunque di risorse pubbliche, il fatto che stiamo parlando di un impianto che deve necessariamente avere tutti i crismi di agibilità e di sicurezza per tutti gli utenti e del fatto che, per come siamo riusciti in questo momento a recuperare le risorse che servono, perché stiamo parlando in totale di alcune centinaia di migliaia di euro tra quello che faremo adesso e quello che dovremo fare a partire da quest'estate sulla parte esterna, che è una cosa che fino a questo momento non è ancora stata messa sul tavolo, ma che forse sarà bene ricordare. Alcune centinaia di migliaia di euro per la manutenzione straordinaria più l'investimento PNRR che completa tutta l'attività di manutenzione straordinaria. Quindi, inciso, non abbiamo assolutamente né dormito né abbiamo lesinato la possibilità di recuperare risorse economiche da mettere per la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina. Chiuso l'inciso. D'altro canto, la situazione in questo momento non consente di proseguire un rapporto con chi ha gestito la piscina fino a questo momento, dato il contenzioso pregresso, le comunicazioni che ci sono state fatte, come ricordava anche l'assessore, come verrà ricordato nelle note che verrà distribuita, il 7 dicembre del 2023, in cui veniva segnalato da parte della società che gestisce la piscina in questo momento che avrebbe chiuso qualsiasi rapporto se entro 7 giorni non ci fosse stata una risposta del comune che concedeva una proroga all'attuale concessione, e lo diciamo in maniera molto chiara: a norma di legge quella proroga lì non è concedibile, punto. Quindi c'era la consapevolezza ben precisa
di quali erano i tempi da parte, lo ribadisco, di tutti i soggetti coinvolti. Ovviamente siamo molto preoccupati perché da un lato abbiamo una responsabilità enorme, che è quella di completare tutto nei tempi che ci siamo dati. Secondo, siamo perfettamente consapevoli dei disagi e anche su questo è stato fatto un lavoro preliminare andando a interloquire con le associazioni che si occupano dell'attività sportiva di chi magari ha qualche problema in più rispetto alle persone, chiamiamole normodotate, per usare un'espressione veramente molto brutta. Abbiamo parlato con chi in questo momento frequenta la piscina, insomma è stato fatto un lavoro importante di preparazione, noi l'abbiamo fatto, non so se l'hanno fatto gli altri, lo dico proprio in maniera molto chiara, non so se l'hanno fatto gli altri, dato che sono partite delle lettere con una proposta di chiusura il 7 di dicembre 2023 e quindi dopo io non lo so se gli abbonamenti o non gli abbonamenti, la durata degli abbonamenti non lo so ed è una cosa che a questo punto valuteremo con calma non appena avremo tutte le informazioni disponibili. Detto questo, è chiaro che stiamo cercando di minimizzare al massimo qualsiasi disagio, confidiamo di rispettare i tempi che ci siamo dati, quindi da aprile poter partire con un impianto a norma, risanificato, che non comporti pericoli per gli utenti e con una gestione che finalmente sia a norma. Questo è il quadro complessivo. Ultimo aspetto, e questa cosa qui non ha nulla a che vedere con le questioni di natura amministrativa, ma dato che faccio anche il sindaco, mi esimo per fare anche un passaggio di natura politica. Potevamo anche prendere delle strade diverse, potevamo semplicemente mettere la testa sotto la sabbia e far finta che una cosa di questo genere potesse aspettare i prossimi mesi. Non c'è nessuna voglia da parte nostra di venire meno ad un impegno di serietà. Ovviamente credo sia cristallino il fatto che non siamo interessati a fare di questa cosa una questione di natura elettorale, perché se avessimo voluto farlo avremmo semplicemente fatto finta di niente. Siamo persone serie e quindi tra persone serie si sa che ci sono delle cose che quando vanno fatte. Quindi io in questo momento mi fermo, lascio la parola a Mattia per alcuni aspetti magari un pochino più, come dire, tecnici e poi ovviamente siamo qui per rispondere alle domande. Io non mi sento di aggiungere molto a quello che ha detto il sindaco, più che altro se ci sono delle domande rispondo. Il sindaco è stato molto esauriente su tutti i vari passaggi. Si può illustrare quali saranno i lavori sulle vasche oppure sull'impianto? Allora, per quanto riguarda i lavori, parliamo di un intervento sul fondo della vasca Baldetti, si è alzato il rivestimento in corrispondenza della linea di mandata dell'acqua, il ricircolo dell'acqua, e di conseguenza è necessario svuotare la vasca, rompere il massetto, togliere il rivestimento, il massetto, togliere le pilette, ripristinare tutto, quindi reinserendo le pilette nuove, ripristinare il massetto, impermeabilizzazione e nuovo rivestimento. Per quanto riguarda la tosi, è necessario intervenire nei locali dove appunto si sono riscontrati degli intonaci che sono crollati da pareti e soffitti. È necessario fare delle opere di sanificazione, quindi intanto ripresa degli intonaci, sanificazione dei locali e nuove tinteggiature. Nel frattempo sarà verificata ulteriormente anche la condizione della vasca, che pare non avere problemi, in particolare quella della tosi, però ovviamente svuotando appunto si possono verificare tutte le cose in modo tale da poter riconsegnare un impianto al nuovo gestore che sia, come si diceva prima, sicuro, sano e con una nuova e regolare gestione. Ma i rapporti esistenti tra comune, Rodigium e gestore della palestra, come sono? Cioè se non ci sono rapporti sulla carta, il comune poteva intervenire per impedire che di fatto si
fosse in atto una situazione quasi di abusivismo. Allora, il comune, una presenza abusiva, il comune ha sempre avuto un rapporto con Rodigione. Il comune non è mai stato formalmente a conoscenza di un gestore di palestra, quando ovviamente, come tutti ben sappiamo, il gestore della palestra c'è. Il gestore della palestra già nel 2021, perché il gestore della palestra è stato incontrato dai nostri uffici, alla presenza anche dell'avvocato, dirigente dei lavori pubblici, dirigente dello sport, il gestore della palestra ha comunicato che già nel 2021 lui era pronto a spostarsi, aveva anche già prenotato un capannone dove spostare le attrezzature appunto del locale palestra. E una volta fatto questo ha interloquito nuovamente con Rodigio Nuoto, che invece ha comunicato al gestore della palestra che poteva rimanere all'interno dell'impianto natatorio. E di conseguenza è stato trovato un nuovo accordo tra le due parti perché la palestra possa rimanere lì. È chiaro che bisogna far coincidere bene le date. Da fine 21 noi abbiamo comunicato che il contratto di gestione del polo natatorio, la concessione, non era valida. Di conseguenza qualsiasi contratto di un potenziale subgestore non poteva essere valido dal momento che alla base non vi era un contratto di concessione regolare. Quindi mi sento di dire questo, di non aggiungere altro, perché appunto sono stati accordi presi tra loro. Però se il comune sapeva che c'era comunque una palestra all'interno del polo natatorio, se sapeva che non c'era nessun rapporto, come dire, ufficiale. Noi formalmente sappiamo che la palestra si chiama Rodigium Nuoto. Che là, scusa? La palestra si chiama Rodigium Nuoto. La palestra è Rodigium Nuoto. Quindi il cantiere svuota tutto quello ed è bene, che ed è bene ribadire, rispondo anche alla sua richiesta di chiarificazione, che da sempre, da quando era stata istituita l'attività di project financing con la società veicolo chiamata Veneto Nuoto, la società che era stata individuata come società che doveva gestire l'impianto Padova Nuoto, da cui poi è gemmato Rodigio Nuoto, aveva un'attività di affitto di ramo d'azienda per l'intero compendio. Quindi qualsiasi rapporto fra il soggetto che aveva ottenuto da Veneto Nuoto questo rapporto di utilizzo degli spazi e l'utilizzo della parte destinata a palestra era un rapporto fra soggetti privati che avveniva nell'ambito di spazi che già all'epoca erano stati dati in via unitaria. Quindi non c'è mai stata una separazione anche in termini di contratti o di locazioni con due soggetti separati. L'interlocutore sia da parte di Veneto Nuoto sia da parte del Comune di Rovigo quando è subentrato è sempre ed esclusivamente stato con Padova Nuoto Rodigium. E quel affitto di ramo d'azienda, è bene ricordarlo, prevedeva un pagamento di 247.000 euro più IVA all'anno di canone. E il comune avrebbe dovuto comprare le ore di nuoto che ha regolarmente pagato? Assolutamente, circa 6.000 ore di nuoto, 6.000 ore vasca. Quindi la palestra è Rovigo Nuoto, cioè Rodigium Nuoto, scusa, la palestra. Quello che risulta sì. Non è Roger Gym, quindi. Roger Gym è finita dentro nel 2022. Si fusa con... Allora, con tecnicamente non so il giorno esatto, quello che potete apprendere anche dai social, so che appunto era stata fatta una comunicazione in cui salutavano i locali di Rodigium Nuoto. Anche se poi insomma tutti abbiamo visto che sono rimasti lì e quindi appunto hanno trovato un accordo diverso, non chiamandosi più Roger Gym. Se noi andiamo sui social troviamo la palestra sopra la piscina. Palestra di Rodigium, è tutto un gruppo unico, diciamo. In altre parole, noi scriviamo esclusivamente a Rodigium, perché esatto. Rodigium è il soggetto che ha la gestione dell'intero compendio.
Poi che rapporti abbia stabilito Rodigium lì dentro è una cosa che dovremmo valutare nel momento in cui avremo le carte. E anche su questo devo dire che insomma siamo in una fase continua di aggiornamento del set documentale che è stato richiesto in varie occasioni, perché ovviamente per fare il bando è necessario avere un cosiddetto piano economico finanziario da mettere a bando, e quindi è necessario avere informazioni relative ai costi per le utenze, alla possibilità che ci siano degli impianti di cogenerazione all'interno dell'impianto stesso, sapere quali sono i costi stimati per l'acqua potabile, sapere quali sono i costi stimati per le sanificazioni, tutti questi aspetti che ovviamente devono essere inseriti all'interno di un PEF che poi bisogna mettere all'interno del bando. Siamo riusciti a ricostruire tutti questi aspetti. È bene anche ricordare un'altra cosa, anche questo è un ragionamento che non ha nulla a che vedere con gli aspetti, come dire, amministrativi su cui ci si è concentrati in queste ultime ore, però è bene ricordare quello che è successo durante il momento tra il momento in cui è stato chiuso il concordato, c'è stata l'omologa da parte del giudice che ha chiuso una vecchia, come dire, pendenza, e il momento attuale, c'è stato un piccolo problema che si chiama Covid, che qualcuno potrebbe dire è una questione del passato, è vero, però ricordo che tra tutte le attività di natura sportiva maggiormente impattate dal periodo Covid, con addirittura chiusura totale per periodi di tempo anche prolungati, ci sono state le piscine e le palestre. In quel momento era praticamente impossibile avere una qualche idea su quali dovevano essere i valori economici da inserire all'interno di un PEF per andare a bando, assolutamente impossibile da ricostruire. Così come è bene ricordare che nel frattempo c'è stato anche un incremento impressionante dei costi energetici e quindi anche della gestione complessiva di un polo natatorio, che ha portato moltissime realtà a livello nazionale ad essere impossibilitate a chiudere PEF per fare i bandi. Quindi tutti questi aspetti qui, che dispiace ricordarli, ma purtroppo non si può non ricordarli perché abbiamo vissuto momenti molto particolari, bisogna rendersi conto che queste cose sono accadute. In questo momento c'è, fortunatamente per tutti, una situazione un pochino più vicina alla normalità, è possibile quindi avere dei dati su cui basare un PEF per un bando che abbia un senso e sia percorribile. Siamo nella condizione di poterlo fare, lo stiamo facendo, e ovviamente bisogna chiudere una serie di pendenze passate che non è più possibile pensare di portare avanti, soprattutto tenendo conto delle comunicazioni che anche controparte ha fatto e che sono già state ricordate. Ma se prima tutti voi avete detto che la strada alternativa sarebbe stata chiudere la piscina un anno e mezzo fa. Certo. E se fosse stata chiusa un anno e mezzo fa, sarebbero stati necessari un anno e mezzo di interventi, di lavori per riuscire? No, semplicemente siccome c'è un'avvertenza in questo momento in corso ed era stata richiesta una ATP, perché bisogna capire quali sono le cose che sono state fatte all'interno di quel polo natatorio da soggetti privati che avevano in quel momento dei rapporti di concessione, questa attività giudiziaria richiede il mantenimento dello stato dei luoghi. Allora, un conto è avere il mantenimento dello stato dei luoghi con una piscina che effettivamente funziona e dà dei servizi alle nostre comunità, un conto invece dire devo mantenere lo stato dei luoghi, però chiudo la piscina, a quel punto lì non posso neanche fare il bando, perché chiunque entra modificherebbe lo stato dei luoghi, chiaramente. Quindi l'alternativa, che potrebbe essere anche molto semplice in qualche maniera e avrebbe probabilmente messo tutti d'accordo, sarebbe stata quella di dire interrompiamo immediatamente il rapporto, chiudiamo in maniera tranchant la cosa, nel frattempo chi deve fare tutte le attività di valutazione peritale va avanti nel farlo, ed è un'attività abbastanza lunga che sta richiedendo dei tempi. Poi sarà possibile anche dare informazioni precise su tutti i tempi di questa attività peritale, però a quel punto lì cosa succedeva? Succedeva che noi non avremmo chiuso la piscina per 2 mesi, l'avremmo chiusa per un anno e mezzo. Mentre tutte quelle attività che bisognava fare sono già state fatte. Certo. Con la piscina aperta. Certo. E c'è però il contenzioso ancora aperto. E che è?
Quello riguarda il progresso. Con l'occasione del cantiere per i lavori interni si mette mano anche all'esterno o solo le vasche interne? Sull'esterno, parte esterna stiamo facendo delle analisi piuttosto approfondite con dei professionisti. È necessario molto probabilmente intervenire con sempre un progetto esecutivo. Quindi abbiamo bisogno dei tempi per la redazione del progetto esecutivo e una volta che abbiamo il progetto esecutivo intervenire con i lavori sull'esterno. Ma sulla vasca dello scivolo o sull'altra vasca? Su entrambe. Dobbiamo intervenire sia sulla vasca dei 50 metri per quanto riguarda i giunti, la sistemazione dei giunti, quindi il rifacimento della vasca da 50, sia il rifacimento e l'impermeabilizzazione delle piscine ludiche che sono quelle che riguardano i scivoli. Tecnicamente forse è bene dirla sta cosa, perché secondo me chiarisce anche molti aspetti. La questione che è emersa in seguito ad una serie di attività di natura ispettiva, perché ancora una volta non è vero che noi aspettiamo che le cose accadano, le attività di natura, come dire, tecnico-ispettiva vengono fatte al punto tale che sono stati individuati una serie di interventi, di necessità di interventi. Sulla vasca esterna quello che è emerso è che la falda sottostante tende a spingere sul fondo della piscina e la spinta della falda sottostante comporta la possibilità, che deve essere valutata con degli approfondimenti di natura tecnica, la possibilità che ci siano delle infiltrazioni dell'acqua di falda, che non è un ballar di carnevale, per usare un'espressione non particolarmente forbita, nel senso che richiede una serie di interventi importanti e anche interventi che siano in grado di garantire la sicurezza di chi fruisce della piscina. Per questo aspetto noi abbiamo già messo in piedi un'operazione dal punto di vista finanziario per recuperare, oltre alle cifre di cui parlavamo prima, quindi circa 70.000 euro per gli interventi immediati più gli interventi PNRR, ed erano 340-350.000 euro se non vado errato. Siamo sui 350. Stiamo facendo un'operazione che sarebbe nostra intenzione portare all'attenzione del Consiglio Comunale già nel mese di febbraio per altri circa 350-400.000 euro per i lavori sulla vasca esterna. Oltre i 350, oltre, quindi 700 oltre, mila oltre, euro. Oltre. Sono praticamente 300, sono circa 350.000 euro di PNRR che ci sono già oggi. 800. Ci sono circa altri 70.000 euro di sanificazione, intonaci, tinteggiature, altri 20.000 euro circa per quanto riguarda la valletta. Quindi nel complesso siamo all'800. E l'esterno da solo cuba circa 400.000 euro. Prima ho parlato dei giunti proprio perché è l'inquinamento di falda. È presente una falda al 1,80 m. 8,50 in tutto. Sì, circa. La spesa è quella, la cifra è quella lì. Ma avete un'idea se nel passato recente non siano state fatte tutte le manutenzioni necessarie? Noi in questo momento non abbiamo report che ci raccontino la manutenzione ordinaria. Non lo avete perché non è stato fornito, perché lo state aspettando, non esiste. Allora, una parte è oggetto di ATP. Però se voi sapete che non sono state fatte manutenzioni per 3 anni, forse già 3 anni fa bisognava agire in maniera un po' più... Noi siamo a conoscenza delle manutenzioni ordinarie non fatte nel momento in cui diventano straordinarie. Più o meno i tempi del bando, perché secondo me 2 mesi più poco, nel senso, se i lavori finiscono nel giro di 2 mesi e non c'è un nuovo... È una procedura negoziata, nel merito non mi ricordo esattamente tutti i tempi, però gli uffici ci hanno indicato 2 mesi per l'espletamento della gara. Quindi ci si sta dentro aprile. Ci hanno indicato questi tempi gli uffici. Quindi ci sono già società interessate alla gestione? Non abbiamo fatto, ovviamente, insomma, questa è un'attività di evidenza pubblica e di conseguenza, insomma, noi
presenteremo il nostro bando, io auspico che ci sia interesse da parte di primarie società che gestiscono un po' di territorio. E quindi in parallelo procedure di gara per il bando e lavori? Assolutamente sì, in maniera tale da comprimere quanto più possibile i disagi per tutti. Grazie. Grazie mille. A voi.